Salve a tutti ragazzi, sono Andrea, con me c'è e Alberto. benvenuti in questa nuova puntata della Ultimate Space Colonization. Oggi andremo finalmente a lanciare la base di Alberto, ovvero quella base extra complottistica e casinista che ha deciso di progettare solamente per rovinarmi la vita. Gomblotto. E giusto, vado ad aggiungere adesso la Mejeb, il perché non tanto perché ma perché è praticamente impossibile da lanciare, quindi abbiamo deciso di utilizzare la Mejeb solamente per questo Andrea, mi lancio. deludi, la Magjab. Vaffanculo, me l'hai detto te di utilizzarlo. Dilettante. La metteremo qua sopra. Anche perché neanche io riesco a pilotarlo, è ingovernabile qualcosa. Allora, a totale delta V 6228 metri al secondo di delta V. Sì, è abbastanza. Credo, E spero. quindi ci prepariamo per il lancio, evitando magari di toccare il tasto dello stage e fare tutto boom. Eh sì, piccoli dettagli. Abbiamo già fatto i rifornimenti e staccato il modulo crew della stazione spaziale, almeno così da avere meno problemi. E così da odio l'attack. Attack life support. L'IFE support. Life support. Ok. Con calma, mi dicono. Tanta calma. 1600 tonnellate di razza. E fairing. Cazzo. Dimenticato un pezzo. Più che altro non mi fa neanche più muovere. Ah, ok, ha finito adesso di caricare. Merda. Fairing, questi sconosciuti. Ragazzi, vi comunico già che laggerà tutto in un modo considerevolmente sconsiderevole, ovvero lag a causa di Alberto. Considerevole cosa? Lascia perdere, ho detto. Merda, adesso è anche Okay, sparito il che hai il fairing, nuovo credo. microfono, ma non ti dà il permesso di dire roba a Perché è caso. andato nell'SPH? Bug della simmetria, torna indietro. Viva i bug, viva Viva l'editor l'editor extension. extension, fuck you. Andiamo al VB, ragazzi, questo video durerà molto tempo. Già vi avviso. Con calma. Con tanta calma. Duna Base. Con quale voce? Con una voce molto complottistica. Ricorda tanto qualcuno che non voglio nominare. Non so chi. Gomblotti. Neil Armstrong, non lo so. What? Ok. Mi preparo. Nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Per questo lancio, dato che già contiene 24K di liquid fuel, sto coso, è un po' paura. Allora, salviamo e tentiamo Tanto il finirà lancio. subito. Ho la chiara certezza che il mio PC tra poco farà seriamente un boom di quelli Ma perché il atomici. mio? Quello di Alberto andava a 5 fps, No, quindi 15. No, con tutto il launcher. con tutta la c'è 2, sì e no, 3. Già il mio va un po' meglio, quindi la lag non è Tipo causata premi da. spazio, dopo 4 secondi partono i motori. La lag è causata sia dalla base sia da roba che c'è fuori dal VAB che devo anche levare. E non serve più a Attendiamo. niente. Life support si può anche chiudere. Delta V stats si può anche chiudere. Apriamo intanto Mejeb e mettiamo la Shen Guidance. Quanti FPS vai? Non lo so e non voglio saperlo. 30? Tanto ci sono i Gruzzo, è colpa di Gruzzo. Allora, orbita che metto Quello a che vai, bei prima. tempi. Bei tempi, Gruzzo. Bei tempi. La finestra di lancio. Sì, è quello che sto andando a fare. 45 gradi circa. Allora, dov'è? Duna? Ok, Penso se sei già giusto. no, non ho fatto nulla, Sei seriamente. praticamente già giusto. No, devo teleportare LOL. ancora un Oddio, po'. sì, 90 gradi, un po' di più, 45. Ho paura per il cibo, ragazzi. Fino sulla stazione di Moon? Ma non c'era la crew sulla stazione di Moon? C'erano due persone.
Di cui una è morta. Lol. C'è un carbo al solitario. Ma che buono, Comunque lol. va bene così. Fermo! Va bene così? Ok, sì. Può rimplodere il razzo. No. È giorno. Oh mio Dio. Allora, pronti al lancio, riapriamo l'accento guidance che è sparito. E se metto 100. Sì, ma prima devi fare la partenza dei motori manuale. Autostage. Ah, vabbè, sai che ti dico, io provo a lanciarlo. No, fermo, fermo, fermo. F5, F5. F5. Prima accendi i motori, stacca e poi engage autopilot. Allora. A quanto metto potenza? Vabbè, fa lui quello. Metti al 100%, fa partire il motore, aspetta un paio di secondi, sgancia e metti engage autopilot. Ok, ora fa lui. Non usare il time warp fisico perché sennò. Mai. Oddio, quanto dondola. Guarda come dondola, guarda come dondola il no. Zruraggio, zo, zo, zo. Molta calma. Controllo lo staging. Staging è giusto, spero Ci sono i per fairing insieme al motore. Vabbè, è lo stesso, tanto la mia ricerca non fa differenza. te. Vedo tutto tremare in un modo brutto. Ho paura per la mia integrità mentale dopo questo lancio. In pratica è un hangar super uppato. È un misto tra un hangar, un Delta 4 con 4 motori, cioè 2 motori in più. Un Falcon Heavy con dei motori in più. È un misto di 2000 cose. Poi notare questi cosetti carini che vi faremo vedere dopo. Tanto Alberto è morto. Gamblotto. Gomblotto. Gomblotto. Quanto adoro sto microfono che si muove di sta cuffia. Lo distruggerò presto perché io ogni 5 minuti. Ogni 5 minuti cambio la posizione, quindi mi si Ma sente. io continuo a far così da tipo mesi, quindi. Tanto nuvole che forse avrei potuto Vero che levare. il razzo sta Però andando in vabbè. diagonale, il Mach non riesce a contrastare. Senti, attiva gli RCS. Povero Mach. Non cambierà niente, ma va bene. Avrei dovuto mettere i Werner. Sì, avresti dovuto. C'è la base che Guarda sta come esce uscendo dal fuori. fairing. Solo perché siamo in atmosfera, poi. Verrà un lancio un po' inclinato, poi vabbè, lo deinclinerò io. Madonna mia, quanto Lo sei cosa? Premi inclinato. Lo metterò in normale posizione W. io. Sì, infatti. Ora W. Dove cazzo va? Sta cercando di mettere il progredito al centro, ma non ci riesce. Forse ci è riuscito. Ci è riuscito! Non ci si può credere. Bravo, Mechab, sì, sono pieno di te. Go on, Mageb. Ah, spero abbia i cavi strutturali che trasferiscono fuel. Davvero? Ok, trovo Alberto. Però mi sa che l'ultimo secondo stadio però è troppo pesante, quindi va in negativo al TVR, credo. Ah? No, perché è positivo anche al decollo, quindi boh, spero. Sarà molto complicata questa puntata della Ultimate Space Colonization. Detto con un inglese che anche Scott Manley mi invidia. Non è vero, però va bene. Citare Scott Manley porta sempre fortuna. Basta non citare chi sappiamo noi. Lulla. Just, che dici? Introduciamo quello che dovevamo dire prima. Cioè, quello di cui stavamo parlando prima. Na sé, dai. Allora, in pratica, dato che comunque anche noi ci sentiamo parte di YouTube Italia, e dato che ne approfitto per dire adesso, dato che non sto facendo una sega e sta facendo tutto la Mageb, grazie Mageb, e volevamo un po', fare una piccola introduzione, poi magari diteci voi se volete un video dedicato alla questione, fatto tipo mezzo video, Dio mio. Trema tutto. Ok, tipo un mezzo video aggiornamento o qualcosa del genere, un video riguardo questo. In pratica ieri c'è stata una extra scazzottata
tra uno youtuber di spicco e uno youtuber un po' di meno. E credo praticamente tutti abbiano sentito come minimo parlare di questo fatto, in pratica la scazzottata tra Luke 4316 e Daily Mello, E un che altro tizio a è caso. un tizio a caso, ma quello non andremo a citarlo, che in pratica Daily Mello ha insultato Luke, i bimbini registrati, iscritti, bla 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 bla. E quindi Tutti c'è quelli stata una sotto i mezza 16 anni. scazzottata. Tutti quelli. Quindi Poi anche io. un fatto che i bimbi minchia sono tutti quelli sotto i 16 anni. Il fatto che Alberto ne ha 15 e ne dimostra più di Daily Mello. Quindi, volete Ok. magari un piccolo video della durata di poco tempo, non troppo, dedicato all'argomento in cui magari andiamo a fare noi due o magari anche con altre persone che magari conosciamo e possiamo introdurre riguardo a sto fatto di Daily Mello, che comunque in questo periodo se la sta sentendo seriamente troppo perché si permette di insultare tutti, perché insulta tutti. L'ha fatto anche prima, Tra un po' ma insulta anche noi, puoi vedere. adesso guarderà questo video, non si sa il perché, e ci insulterà. Tra l'altro, beh, anche, ha insultato anche Favij, credo abbia anche insultato Favij perché, Anche un vabbè. apre il fairing. Ok, non posso aprirlo perché è nello stage successivo. Cambio lo stage. Ma è che ci apre impazzirà, ma va bene. Merda. Ok, si apre quando finisce il coso, vabbè, no, aspetta. Perché mi passa diretto? Perché è vuoto? Ma se non me lo fa riempire. Adesso è anche sparito proprio. Ah, è passato là sopra. Lo stacco a mano? No, vabbè, lasciamo perdere. Meglio così. Con tanta calma, il caro Medjeb si permette di fare Vabbè, male. continuiamo il discorso. Allora, e in pratica a me dà più che altro sui nervi perché personalmente ho collaborato tempo fa, ma si parla di più di 2 anni fa, con Luke, e mi dà un po' fastidio vedere sto tipo che esce fuori dal nulla perché si vanta di avere 14.000 iscritti e si fa chiamare il grandissimo quando, secondo il mio punto di vista, una persona che si permette di insultare e basta dovrebbe essere considerato altro che un grandissimo, ma il piccolissimo che per fare il suo successo insulta gli altri. Quindi, magari, voi volete un video perché, lo ripeto, io mi sento particolarmente parte di Kerbal Italia, no, di Kerbal Italia, che cazzo sto dicendo, di YouTube Italia, dato che ho avuto anche altri piccoli canali prima che parlavano di Minecraft, quindi vabbè. E quindi mi sentivo almeno da dire in questo piccolo video la mia opinione, ovvero che al posto di sparlare, fai video di qualità e non insultare senza motivo persone che si sono fatti il loro culo, perché comunque. Adesso parlo di Luke, ma posso parlare di tutti gli altri YouTuber che fanno gaming o YouTuber che fanno di tutto e di più. Si sono fatti un culo madornale per raggiungere il livello a cui sono arrivati oggi. Quindi vedere che arrivi tu, che sei anche iscritto da YouTube nel 2007, intanto la Medjab sta facendo come cazzo gli pare, ma perché abbiamo raggiunto 200, che ti permetti di arrivare, prendere e fare quello che ti pare, mi dà un po' sui nervi. Io sono il primo a dire che sono un nulla su YouTube Italia, non, mi conoscono solo i miei iscritti, non, neanche so se Luke si ricorda di me perché è passato Ace, tempo. forse? Ace ci Sì, si conosce perché ricorda di noi. vabbè, quello di sicuro si ricorda, cioè Ace sicuro si ricorda di noi perché gli abbiamo Ace, se dato stai seguendo questo video, una batti un mano. colpo. Se stai seguendo questo video fai tipo toc in commento, scrivi toc in commento. E quindi tenevo solamente a dire questo, che al posto di sparlare, fai video per cazzi tuoi e di quello che ti pare senza andare cane che abbaia random, senza dire cose che alla fine ti mettono solamente in cattiva luce verso tutti, perché da quello che vedo, escluse singole persone che magari la possono pensare come te riguardo alcuni YouTuber, gli altri non ti possono guardare. Personalmente Daily Mello lo ho anche come amico su Facebook perché non vado a spiegarvi adesso le dinamiche, però almeno sì, ho sempre visto che lui spara sempre delle cose che vanno più di moda, però da tenere regolata. Cioè, io lo so, sono anche più giovane di te, sicuramente sono più giovane di te, sono appena maggiorenne, però mi dà fastidio, come dà fastidio a tutti, che ti metti a sparare di YouTuber che si sono veramente fatti un culo. E allora non venirmi a dire che, ah, bla bla, ma loro con Ma chiedono l'elemosina con le chiedono donazioni. l'elemosina, Cosa che fanno parli tipo te che ti tutti fai, in vendi 8 America. euro le tue magliette che hanno comprato poca gente. Cioè, personalmente io
Non sono uno di quelli che si va a comprare, non ho mai comprato magliette di nessuno. E scusa, la maglietta di Kerbal Italia che sarà disponibile da settembre solamente per me. Perché mi sto facendo la maglia di Kerbal Italia e poi vi dico il perché. Quindi, Perché a 100 km d'altitudine? perché era la consigliata a 100 km. E quindi, con tutto rispetto verso di te, verso chi sei, quello che ti pare, però almeno evita di fare una figura di merda, perché alla fine fai solo con una figura di merda. So che riceveremo già molti non mi piace, molti mi piace, molti commenti in cui ci uccidono, commenti in cui ci dicono: ah, ma che cazzo stai dicendo, giocare a Kerbal, eccetera. Però volevo dirlo, come anche Alberto, perché Alberto la pensa tale e quale a me. Adesso devo Dove disegnare soprattutto il... perché sono nella fascia coinvolta. Ok, vai. Più o meno giusta, vai. Può andare benissimo. Via. Abbiamo una bellissima orbita. Vattene, Mergeb, non serve più. E ci faccio il transfer stage con questo? Dai, inizi la burn. Apri Ok. fairing. Apro il fairing. Adesso lo posso Vabbè, aprire. dettagli. Più No, che altro forse merda. sarà utile lo Smart SIS. Usa Sì, forse sì. Killrot. lo staging per i fairing. Sì, lo so, ma intanto stavo attivando lo Smart SIS. Non si sono attivati, ho paura. Altro stage. Ok, ah, questo è un decoupler. Non come altre mod che si sono Cheat. rovinate nel tempo. Cheat procedural fairing. Bello è che killa proprio la rotazione, cioè... Adesso dovrei mettermi, metto il prograde già. Viva, viva, viva me. Non ho visto che non è neanche la cosa più grande che farò, perché per late ci sarà la base da 5 metri. E Vaffanculo Alberto. OP. Con che razzo lo porto su? 6,25 m? 7 m e mezzo? 7 metri come quello che vuole fare la Falcon, cioè la SpaceX. E vai. Adesso vedremo Moon o Minmus che si mette a rompere le palle. Ah no, wow. Mettiamo qui. Voglio Sotto io l'encounter. sotto Tipo così. oro. Merda. Merda 2. Vuov. Ok. Merda. No, Mi sa sto facendo male. dall'altra parte. Sì. Aspetta. Forse facciamo la burn di aiuto dopo. Perché comunque siamo messi non proprio a 45 gradi, quindi... No, basta che continua a spostare. Ecco l'orbita, guarda. Prograde, vai. Eccola, c'era là. Era ultra inefficiente, ma vabbè. Oh, Eccolo. E va bene, dopo lasciamo così. Faccio fare le correzioni. le correzioni dopo, meglio. Basta che la periapsis della manovra non vada sotto l'atmosfera, perché... No. Non ho spostato, va diretta, parte. Ok. Passiamo comunque a 100, quindi... Non c'è tipo nello smart autopilot per seguire il nodo di manovra? Node, Ho paura di no. no? Non c'è, non mi pare. Ah, Node? Sì, forse sì.
Finirà presso l'RCS. Perché questo coso non lo ha. Quanto ne ha? Ne ha un botto. Ancora pieno. O no? E ne sono partiti 100. Tanto sono 2 secondi di burn. Albe, sono 2 secondi di burn. Non è possibile, non ci credo. Ma 3 minuti, dillo. Se no c'era tipo quello per attivare i node, Manoeuvre Node Planner. Cioè già c'è, però tipo esegui, non c'è. O ci provo, faccio un quick save, va. E manovra d'uno. Salvo. Time warp. Inizia no. Bello che ho usato il motore da secondo stadio come primo stadio. Lol. E il motore da secondo stadio come secondo stadio. Lol. Avvio, beh, inizio. Magari poi. Ma non dura tanto con un motore del genere la Berna. Vabbè, dai. Ok, no, è 1 minuto di burn. Quindi? 30 secondi. La burn in totale viene di 1 minuto quella da fare. Ma c'è anche il secondo stadio, non si sa mai. No, per me ce la facciamo con questo, guarda. Parti? Perché comunque è lento come motore. Ed è anche molto efficiente quanto la ISPA. 335. Solo? Vabbè, tanto ci sono tonnellate di fuel, quindi sembra efficiente. Ce la faranno i nostri eroi ad arrivare su Duna? De sicuro no! Vai così. No, Il grandissimo ha detto di no. dai, vabbè, basta. 7 km, che cosa sei tu? Ah, un debris. Ciao, Duna. Sarà un fairing. Sì, oh, quanti debris abbiamo? Mio Dio, la base com'è storta! Diminuisci la potenza con calma. No, vabbè, aspetta. Con calma. Vabbè, finire fino con calma. Ecco, oddio. No, non implodere, non implodere. Merda, 2 minuti? C'è il Non è perché ha il limitatore. limitatore. Lo levo? Sì, piano però. Non esagerare. Le basi realizzate da Alberto hanno la capacità di rompere i coglioni ad Andrea di Kerbalitalia. Lui ha messo il limitatore e se ne esplode tutto. Collassa su se stesso. Ok, vediamo un po'. Io che pensavo non avesse abbastanza fuel. Ne è un po' troppo. Posso dire che forse ho leggermente ampliato le mie conoscenze su Kerbal o qualcosa del genere. Usando la Magjab. Ho fatto solo il lancio con la Magjab. Il kill node, cioè, ce l'avrei fatto anche io. No, dico in generale per la struttura delle manovre. Off, adesso via. Sparisce il Magjab. Con un tiu. Assurdo. Andiamo verso Duna. Vediamo il controllo del Tac Life Duna. Support. Duna. Duna. 340 giorni. Allora, 460, Più che altro abbiamo 2000. Oh scannerizzato Duna. Vabbè, merda. lo faremo in futuro. Nel frattempo, no? Mentre fa questo. Esatto, così non sprechiamo tempo. Taglieremo il video. Sì, infatti, molto probabile. Aspetta, devo controllare. Switch 2. No, ho scannerizzato poco e niente. Ci serve una piccola zona con un po' di chetano, basta quello. Vabbè, fai partire Kerbal, lo fai andare avanti, tanto ora che arriva la base. Ci metti tipo 2 giorni a scannerizzare un pianeta. 2 giorni di Kerbin, almeno con Minmus è stato così. Ok, Ah, wow, ecco, c'è della zona buona qua. Facciamo atterrare qua, Albe. sì.
Senza che li riscannerizziamo. Va bene così. Sì. Metteremo lì nella vicinanza. Sembra Cioè, magari possibilmente proprio qua. abbastanza piatta come zona. Magari aspetta, faccio giro un po'. Mette a 100, a 100 può andare bene. Eh no, va a 50 massimo questo. Magari molto probabilmente ci passa, quindi vediamo. Vabbè, No, taglia il non ci video, lo fai passa. andare per un po' in Africa. Lo faccio. No, aspetta, vediamo un attimo, faccio un attimo un aggiustamento per vedere se magari c'è o no. Ah, è ad Ion. Davvero? Un minuto, lol. Merda, siamo nella zona d'ombra. Tanto scannerizza, beh, così. Pannelli solari, attivatevi, bravi. Anche se alla fine avrò un po' più di apoapsis che Corrente, altro. la corrente. Devi stare attento perché sennò si tipo si bugga e il consumo di corrente diventa pari a quello del consumo del motore, quindi non hai corrente per manovrare e rimane il motore bloccato. E mi è già successo. Il consumo è pari alla produzione. Lol. Quindi il motore si blocca tipo a 1, qualcosa kN e fuck. Addio satellite. Di sicuro c'è una zona. Aspetta, se no mi vedo su internet le mappe di Ketano e vaffanculo. Forse c'è anche già diretto su Kerbal. Game data, I'm Ketano. up fisico. Sì, infatti. Va in background, cioè adesso te lo vedi, Albe, che sta andando. Sì. No, non si vede. Fuck. Ok, considera la rotazione, quindi fai un altro po' di board. Sì, è quello che sto facendo, continuo un po' a fare un altro po' di board. È bello vedere come, nonostante abbiano aggiunto quello per Vabbè. togliere le manovre direttamente dall'indicatore di delta V, si toglie ancora al vecchio metodo. Allora. Sì. Questa è piena. Questa è Ce piena. Cioè, è la zona di che questo è il Ketano su Duna è qui. Cioè, dovremmo. Vedi, n'è? Guarda, una abbiamo bella fatto la X, X. vedi? Allora, quindi ripartiamo. Cioè, rimettiamoci Credo come. che il chetano sia lì. Credo. Non ne sono sicuro. Focus view. E passiamo alla nostra. Al nostro caro Duna Base che per. Perché non scannerizzano in background? Perché non mi fa settare il Duna Base come target? Ah, ok, Switch. Cioè come. Switch ho detto. Twitch. Mi fa switchare. Space Enter. Questo video durerà molto più del previsto. Un'ora e qualcosa. E No, vabbè, un'ora e qualcosa no, perché poi lo devo caricare, quindi vaffanculo. la fibra ottica, sta zitto. Sì, però. Boh. Because of. Deve risalta. Result not good. Result is not good, ragazzi. La result is not good. Al cinema, senza motivo. Dai, Kerbal. You can do this. You can do Now this. is the time of time Now is the time of time warp. Is the time of time warp. Alberto mi ha anche messo la docking port sopra. Grazie, Alberto. warp. Visto che la volevi così tanto, a grande richiesta. Voglio vedere. Poi atterrate, ride. Ma facciamo un po' vedere le features del ro. No, dopo. Anche perché se ci provi esplode. Ah. Perché ci ha attaccato il pezzo del razzo. Perché c'è un cazzo di manovra? Via. Chi sei? E verso più o meno dove la faccio? Quando sto a metà? Tanto fai manovra a caso, te ci riesci. Fallo Sì, infatti, io sono il boy delle manovre adesso. ad Katsum. Adesso. Yep. Manovre ad Katsum.
Visto? Ok, no. Ok. 5 milioni possono andare bene? Così la recessa. No, utilizzo il motore per questo. Tanto la faccio prima perché tanto non cambia nulla. RCS per SIS, muovermi. helpmi. SIS a bestia qua. Eccolo Tanto ha tipo 1600 di RCS. lì, nodo di manovra. Ambulanza random. Mi piacciono questi motori Sta attento con perché... quel motore perché Sì, lo so. accelera, ecco, continua ad accelerare. È un po' figlio di... LOL. Perfezione. Gomblotto. Che Andrea di Gerbalitari, ragazzi. Gomma blu 8. Gomma blu 8 al cinema. Tutto al cinema, ragazzi. Come blu 8 rimbalza più non posso. Basta, vai via, esci da quella porta, Alberto. Esci fuori, via, via, devi andare via. Sparisci. Avanti un altro. Avanti, il prossimo. C'è la lista. No, comunque, questo periodo abbiamo tipo il boom di persone che ci scrivono perché vogliono fare, entrare a far parte di Kerbal Italia per fare video, eccetera. Magari comunico anche questi. Per ora non prendiamo nessuno, più che altro perché riusciamo a gestircela bene. E noi due. Perché poi Lapo e Tai. Ci sono o non ci sono? Loro sono più per quanto riguarda l'aspetto forum, TS, intrattenimento nel server multiplayer. E poi ogni tanto fanno una puntata della OSC, fanno qualche cinematic random. Quello di te doveva essere una serie. Sì, Doveva. infatti, doveva. Lanci Doveva. storici, puntata 1 su 1. Con questa voce, non so. Mi diverte fare questa voce perché il microfono è differente No, ma e il bello è che sento. ormai tipo, mi sono abituato e quindi sembra la voce di prima. Del LOL. Senza il vecchio psh. microfono. Esatto. Senza lo shish. Facciamo manovre random. Deceleriamo un po'. Troppo. Quando vedi che l'orbita inizia a inclinarsi a caso è perché sei vicinissimo. Uso l'RCS. Wait a minute. Fammi RCS. fare, Alberto. Perché non cambia una sega? No, Tasti viola e gialli no, vero? quelli no. Oh cazzo. Vedi che non cambia la prima. Ah, Quelli ok. gialli. Ah, wow. Due. Due. Uno. Uno e due. 9,50. 8 Beh, usa euro. l'RCS e fai ad occhio. Dice, vabbè, prima faccio un attimo sta burn. Tanto la faccio comunque io RCS o qualcosa del genere. No, vabbè, la faccio con. No, vabbè, con gli RCS ce la faccio. Sì. Piccolo aiuto da parte del motore. Questo in pratica ha il fuel per fare tutto, sto motore. Vai, questo via. Che hanno progettato un bel motore per quel complotto. Sì, smettila, fallo Alberto. Don't ban me, please. 9, 8, 7, 6, 5, no, 4. 6, 5, 4, 3, 2, no, troppo forse. Va bene aerobraking così? Di 27? No, Troppo? tra i 10 e gli 11. Ah,
11 poi fai il motore. Alt F5. Pre. Lietor. No. Pre. Ero braking, giusto? Non è braking, È ero bre. frenare, non rompere. Aspetta, no, perché mi sfugge seriamente. Braking è rompere. Vuoi Vero? rompere l'atmosfera? Aerobraking, giusto. Almeno credo. Di regola sì, rompiamo l'atmosfera. Rompiamo Chiamasi boom sonico. l'atmosfera. Ho tanta paura. E 116 di corrente, 6 più 1, 7. 64. Abbasso la 11. E fai F5 in caso ritenta con un'altra attitudine. F5. Pre-aerobraking 2 al cinema. Oggi sono in fissa con la roba che non uscirà mai al cinema, ma deve uscire secondo me. Sì, sto facendo attentativi perché se lo stia chiedendo, sto premendo tasti ad cazzum. Non ti preoccupare, 15 può tutti andare fanno così. bene? No, Di meno. 11, 11 e 12, mezzo. 11. 11, va Sì. bene. Allora, adesso. F5. F5 proprio F5. Sì. Quick save. Il primo quick save, non Alt F5. Ora, E sgancia, premi spazio due volte. sgancio questo. Hai fatto F5? Ah, vero. Ma ne ha due, perché? Perché Dici, di sì? Perché da un lato può andare, dall'altro pure, quindi. se no si ripalta. Uno fa da ombrello, l'altro fa da heat shield, in pratica. Esatto. Perché se no si ripalta su se stessa. Un secondo. Eccomi, piccolo problema tecnico, alias nonna. Merda, merda, ok. Direi che è arrivato il momento. Ciao Duna! È arrivato il momento di Inflated e Inflated. Copre proprio preciso, guarda. Ci mettiamo con uno dei due verso l'altro. Ok, sono un po' al contrario, ma può andare bene comunque. In pratica è un proiettile. Forse non dovevamo levare di coupler. Alberto? Batti un colpo. Oh, ci sei, ok. Tanto vedere, c'è un cazzo di uragano qua sotto. Ho tanta paura. Però dai, la velocità non è poi tanto alta, eh. Sono Ma è 1500. pesantissimo. Ah, giusto. Ci siamo quasi, ragazzi. Questo lo chiameremo l'air braking. Girati dritto. Il perché mi sfugge, Non in quel ragazzi. senso. Allora, quale senso, Alberto? Il motore verso l'alto. Vabbè, è uguale tanto, no? Eccoci, siamo nella fase vera e propria di rientro.
poi dovremmo arrivare qui. Wow. Cazzo. Forse riusciremo a fare tutto in uno. Wow. No? Alberto dici di no. Mi fido di Alberto. Attivo i motori, Albe. Emergenza. Per emergenza. Cazzo, un'esplosione, che cazzo era? Mamma, coglioni. Tanto sono rimasti qua i decoupler. Ah no, si deve staccare dopo. Ah, ho capito più o meno. E ne abbiamo attaccato tutto per evitare che implodesse. E La c'erano dei cavi attaccati. Ah, lol. Mettiti Quindi prograde, se no brucia tutto. sono prograde, Alberto. Perfettamente prograde. Ah. Mejeb, ti voglio bene, sai? Smart say yes. Prograde. Ok, siamo fissi prograde adesso. Può anche andare a Ma cagare. lol. Possiamo permetterci di utilizzarli in questo caso, ragazzi. Time warp fisico? Se non vuoi passare 10 minuti a No. caso. Ok. Un po' altino la periapsis, non dici? Senti, rallenta con i motori. Mi sa che hai sbagliato qualche calcolo. Sì, forse sì. Ho Mi sa che il decoupler l'ha sparato via. Vabbè, paura di sì. i motori ci sono, ne ha fuel in più, quindi. Io puoi sparare via. No, meglio tenerli, non si sa mai. Sì, infatti. Merda, 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 quanto è instabile sto coso. Metti 7 target la cosa. È vero, è E poi vero, è c'è. vero. È vero, è vero, Dio mio. Fermo. Off. Retrograde come target. Metti 7 target dalla docking port. Sì, già fatto, già fatto. Adesso mi devo solo mettere fisso retrograde. Vediamo come sta accadendo. Ok, vai. Ci siamo, Albe. Continua, tanto abbiamo fuel. Siamo anche per atterrare nel luogo più o meno predestinato. E allora fa una correzione. Ti Aspetta. riprendiamo Egypt. Aspetta un attimo. Prima fammi mettere più o meno circolarizzato. Se sono ancora in atmosfera, ma va bene. Poi faccio qua una piccola correzione e provo ad atterrare. Ok, può andare bene. Qua, add maneuver. Calcolando che il pianeta ruota, più o meno qua. E Retrograde. not. Può andare bene dove l'ho messo, Albe? C'è comunque la rotazione di Duna che è qual... Forse anche qua potrebbe bastare. Può andare bene così, Albe? Sì. Ok. Off, mi metto retrograde, almeno durante l'atterraggio. Attivo Jedi Coupler, sti Coupler qua che ha messo te. Tanto non brucerai più, quindi si spara lì via. In verità devo ancora burnare io un po'. Perché devo fare la manovra di atterraggio, in verità dovrei già farla. Basta il fiore. Inizia già subito ad andare a retrograde. Infatti.
c'è neanche bisogno del nodo. Cazzo, il fiolo paura non mi basta. No, invece mi dovrebbe bastare. Basta che ne tieni un po' per l'atterraggio. Quanto atterra senza il fuel, senza l'aiuto del fuel? Poco, sono tipo 20 metri al secondo con i paracaduti. Ah, cazzo. Kerbin. Su Kerbin, quindi un po' di meno. Guarda quanto... Basta, 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 basta. Ok. Guarda quanto fuel ti rimane. E 290. E basta, non usare più fuel. Spara via, via così. Spara via? Sì. Paura. Okay. Ma che figata! Oddio mio! Ma sicuro ora, che non... apri i paracaduti. Sicuro che non esplode al rientro? No, no. La velocità è troppo bassa. Dovrei fare molti quick save per l'atterraggio, lo sai. Iniziamo da qua. F5. Oddio, forse un altro po' devo burnare. E Albe? No. Ce la faccio ad atterrare sta zona? Sì. Mi fido di te, Albe. I paracaduti ti rallentano. Questo lo so, Alberto. So che i paracaduti ti rallentano. Aumenta l'altitudine dei drog, che ne so. Aumenta l'altitudine? Aspetta. Quant'è il massimo? Ne metto 4 a 5.000 e l'ultimo a 250. Provo la mia tecnica. Per me atterriamo al millimetro. Oppure atterriamo qua e non c'è chetano per un motivo che mi sfugge. Una piccola burn retrograde, giusto piccola. Cambia un cazzo. Aspetta e spera. Male che va, carico il quick save, faccio un piccolo spostamento e va bene. Ci sono delle nuvole brutte qui sotto. Attivo le landing legs. Ok, pensavo che fosse seduto al contrario. Dai. Merda, 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 merda. Siamo fuori dalla zona. Spero ci sia Katano lì. Anch'io. Se no, carico il quick save. Aspetta, No. Carico il quick save, Albe. Sì. F9. È rallento un po' di più. Kerbal, non ti bloccare proprio adesso, ok, bravo. Tieni un 100 litri di fuel. Merda, ok. Ma qui avevo già fatto la bondi rallentamento buono. Mi trovo già. Controlla il fuel rimanente. Usa l'RCS al massimo. Oh, perché ho più fuel di prima? No, è che se... Perché praticamente la barra dei motori funziona in modo strano. Perché si basa andare sul bene fuel... Così? Sì. Nella barra sembra che non ci sia, mentre in realtà c'è, perché tipo la barra si basa su un sistema strano per calcolare il fuel rimanente. Allora, faccio come prima, attivo i paracaduti a... Ci sono le luci d'atterraggio, beh? No. Cazzo. Le avevo messe ma dopo l'ho tolte perché tipo si illuminavano le parti, si buggava. Ok, vai. Tentiamo adesso. Mi scuso se il video è un po' tanto lungo. Mi scuso anche con me stesso perché dopo dovrò montarlo. E molto probabilmente dovrò farlo in due parti perché sarà impossibile da montare o qualcosa del genere.
Non uscire fuori. Non uscire fuori. Rallenta ancora un po'. Aspetta, cambio cazzo. Ho finito il fuel. Albe? È finito il fuel. C'è un serbatoio al centro d'emergenza bloccato. Come lo sblocco? Almeno dovrebbe essere lì. Questo qui, Dovrebbe no, essere, sì. dove? Al centro, eccolo. Eccolo. È È attivo. pieno. Trasferiscilo nei serbatoi esterni. Non capisco perché non si vuole trasferire. Da solo. Houston, we have a problem. Ma perché gli hai messo i drag e non quelli normali, Albe? Non anche quelli normali. Mi Però è troppo lento comunque. ha detto quelli grandi di serbatoi. Vabbè, ho messo su questi laterali. Male che va, me ne funziona solo un. Mi funziona solo un. Dov'è quello grande? Dove sono quelli grandi? Quelli grigi Ah, giganti. lol. Vero. Adesso trasferisci su per l'altro però. Sì. Ci provo perché ho paura che. No. Merda. Dai, che c'è Cazzo, poco cazzo, tempo. cazzo, cazzo. Perché si è attivato da solo? E premuto shift. Merda. Niente. Ce la puoi fare, non ci vuole niente. No, no, no. Lasciamo Non ci perdere. vuole niente a trasferirlo, Andre. Non me lo trasferisce, beh. Tasto destro sul serbatoio. Vedi che non me lo trasferisce, non mi prende. Non Eccolo, eccolo, quello! eccolo, ecco. Sì, Non ma mi hai detto prima di quello! trasferirlo qui. Non me lo Quello trasferisce, Albe. grigio gigante! Non me lo trasferisce, Albe. Chi che lo trasferisce? No. Sì. Ti dico di no. Ma mo lo vuoi trasferire. Ma è collegato a tutti? No. Non lo so. Al massimo dividilo tra i due. Solamente ai due anteriori. Tra i due giganti, Aspetta dividilo. un attimo. Basta, 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 Oh, meglio basta, basta, basta! come stop, ok. Aspetta. No, la landing legs. Fanculo. Vai, stop. Ci prova il be, Landilex. eh. Ok. È più pesante da un lato. Speriamo che la Medjab riesca a tenerla. No, non ce la fa. Dagli RCS, RCS, RCS. No, fa il contrario, via. Perché è su orbita. No. F9. Non mi rifare da capo. Sì, Trasferisci il fiume. lo trasferisco dall'inizio. Ma non avevo l'attack fuel balancer. Non c'era l'attack fuel balancer. O non l'hai messa nel pacchetto? Medjab, 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 medjab. Tac Life Support, Inferno Robotics. No, non c'è. Adesso però ce l'ho il fuel. Quanto mi dà atterraggio? Ok, lì. Controllo un secondo, facciamo una cosa, eh. Ok, può andare bene Basta, così. basta. Proviamo. Magari faccio un taglio, taglio, velocizzo un po' le parti. Tipo questa, perché due coglioni. Credo sia seriamente uno dei video più lunghi di Kerbal Italia. Merda, perché i pannelli solari girano in quel modo bruttissimo? Ah, ok, perché hanno della roba dell'Infernal. Forse atterriamo al limite.
Ma quanto è bello è la TV che spruzza RCS. Che poi tipo non fa un getto continuo, fa tanti spruzzetti piccoli. Non capisco il perché. Sto guardando il video del docking. Lol. Merda, non si vede un cazzo, nuvole di merda. Che si sono aperti i paracaduti. Stiamo rallentando. Apritevi. Merda, non ho riconfigurato i drag. Ecco, si stanno aprendo, si sono aperti. Paracaduti normali, apritevi. Non me l'attiva. RCS. Smart SIS. Off. Oddio, mi sa che è troppo pesante qualcosa. Rallentati già. In caso mi tiro Infinite Fuel. No, vabbè, no, Rallentati più, rallentati più. Rallenta, vedo il terreno. anch'io. Sì! Controlla Sì! se si è rotto qualcosa. Non si è rotto nulla, se no si Controlla, sarebbero cont sentiti. no, aspetta, controlla. È tutto Controlla. sano, è tutto sano. F3. F3. Tutto sano. Addio. F5, vaffanculo. Basta. Bah. Giorno, 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 time giorno, warp. giorno, giorno. Aspetta la zona. Siamo al limite. 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 Successo. Successo. Vai. Grande successo. E pannelli solo a tiro fuori la struttura. Ma la mia ce l'hai messa lì? Vabbè, ce la terremo lì per sempre. Che cosa ho messo lì per sempre? La mia ce, perché l'hai messa sulla base? Perché è carina. E uno, vediamo quanti pannelli solari si aprono. Ovviamente solo quelli centrali. Si è buggato. Comunque devi estenderli. Muli essendo. Mio Viva Dio, che i cazzo di pistoni. sistema hai fatto? Viva l'inferno. L'inferno, l'inferno. Ah. Ragazzi, boh, credo che questo mi merita un ribbon tipo di best missione EU. Cioè, se ci fosse quel coso, G-Giotto, vedrebbe che si è sbagliato leggermente. Che sei tu a un livello maggiore del mio, ma anche io me la cavo perché sai com'è. Gigi, cosa? G-Giotto lì, G-Giotto. Quello là che me. Allora, i rover non. Allora, apro solamente le crane. No, Ah no, fermo no. le porte! Rover door. Le Merda. inventate per un motivo. Mettete i pannelli solari, basta. Vanno precisi in mezzo. No, ok. Un po' di meno magari per i pannelli solari. Ok. Shh, va bene. Ci sono due rover che però vi faremo vedere quando porteremo la crew perché dura troppo il video, quindi per evitare di scocciarvi apro solo il rover contorsionista. Ma prima devi stenderla. Ferma! Estendi le crane. Mi fa vedere i rover, tanto. Non li stacco però. Allora abbiamo da una parte un rover utility. C'è anche la rover crane 2 per abbassarlo. È un rover utility che comunque trasporta nulla per ora perché non c'è nulla. Ci No, ci sono i ground pylon, credo. sono i ground pylon per fissare la base. E questo è un rover contorsionista adibito al trasporto. Come potete vedere, infatti ha i sedili. Questo l'hai fatto te, Albeo? L'ha fatto Rover, fighissimo. Quindi, ragazzi, dopo questa missione, che credo sia, almeno a mio parere, la missione più complessa che io abbia mai fatto, ma credo Anche proprio in io, generale, Carpa progettata. l'Italia, per progettazione e per esecuzione, credo sia la missione più difficile di tutto il canale. Quindi la durata è giusta. E durerà un'ora, forse? 40 minuti? Non so da quanto stiamo registrando. Aspetta, posso saperlo più o meno da qua. Da quando. Un'ora e mezza, poi vedi. No, no, no. Sì, un'ora più o meno. Quindi, ragazzi, un saluto a tutti dal team di Kerbal Italia, da Andrea. Ciao. E Alberto.